Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 5. Come avete notato, purtroppo la Cavalleria del Drago non ci ha aiutato come appunto avevamo sperato o come avremmo in un qualche modo sperato, ma finalmente Rahal e Rug sono tra i nostri. I Miglotov e Camus di Shuikoden 5 sono al nostro fianco. Per cui informiamo Lucrezia e prepariamoci alla prossima battaglia. Ah, un caldo benvenuto a nome dei castori, Vostra Altezza. E un benvenuto ancora più caldo da parte dei nani, visto? Ti avevo detto che mi avresti trovato qua. Vedo due soldati della Cavalleria del Drago. Ritengo che gli altri stiano aspettando fuori, Vostra Altezza? Non esattamente. Vi prego di perdonarmi. Siamo riusciti solo a portare Rug e Rahal. Il comandante ci ha detto che non può ordinare alla Cavalleria del Drago di intervenire, ma non spiega il perché. Ma non ha senso. Invece sì, significa che Lord Godwin lo ha convinto prima di noi. Il nostro comandante non si allierebbe mai con Godwin, non ci credo. È un'accusa molto grave nei confronti dell'onorevole comandante della Cavalleria del Drago. Sei sicura? Diciamo solo che me lo sento. Beh, vuol dire che ce la dovremo cavare con quel che abbiamo. Giusto. Vostra Altezza, l'avanzata del nemico è sempre più rapida. Le truppe di Kilderic stanno puntando verso l'Elkar. E Lord Lake è proprio sulla strada del corpo montano del sud di Armes. Però sembra che dobbiamo preoccuparci solo di questi due eserciti. I Marines di Armes non hanno lasciato Estrise. Shula Vali è il comandante del corpo dei Marines occidentali e moderato negli affari internazionali. Penso che abbia inviato le sue truppe solo per controllare la situazione. Lasciate solo un gruppo ridotto di truppe sul fronte orientale, le altre andranno a difendere l'Elkar o Lord Lake. Ma possono davvero essere difese? Le possibilità sono scarsissime. Ci sono ancora moltissime persone nelle due città. Dobbiamo resistere almeno finché non avremo evacuato la popolazione civile. Il piano è tutto qui? Non è esattamente nei tuoi standard consueti. Lo prenderò come un complimento. Ho ordinato che gli esuli raccolgano tutte le previste possibili prima di partire. La tua strategia arriva fino a questo punto? Sì, è già tutto pianificato. I rifornimenti dei nemici impiegano molto tempo a essere consegnati, soprattutto ai visitatori di Armes. Presto le loro provviste scarseggeranno e non voglio certo che se le possano procurare localmente. La situazione è questa, Vostra Altezza. Dobbiamo proteggere l'Elkar e Lord Lake. Invierò le truppe necessarie. Quale forza vuole comandare, Vostra Altezza? Ecco, qui possiamo scegliere dove andare. In questo caso io sinceramente vi consiglierei Lord Lake, perché combattere all'Elkar significherebbe combattere sia una battaglia di terra sia una battaglia di mare, mentre invece Lord Lake sarà soltanto una battaglia di terra, quindi meglio Lord Lake. Molto bene. Boz, Vin, dirigetevi a sud-est di Lord Lake e attaccate il corpo montano del sud di Armes. Puoi contare su di noi. Non deluderemo Sua Altezza Reale. Anche Lord Lake è al vostro servizio, Vostra Altezza. Ammiraglio Raja, lascio a voi la difesa di Elkar. Senz'altro, nessuno conosce il generale Luger meglio di me. Vi aiuteremo noi, Vostra Altezza, non preoccupatevi. Bene, Vostra Altezza, aspettiamo il vostro ordine. Let's go. E qui si comincia la prossima battaglia. Allora, scegliamo le truppe. Allora, cambiamo tutto, ovviamente. Qui non possiamo cambiare. Ok, allora, queste sono truppe sicure che dobbiamo utilizzare. Quindi abbiamo un cavallo, una lancia e archi. Ed è perfetto. Ora, qui io metterei effettivamente la l'arco con le rune, quindi metterei Zerase. Allora, terra, acqua, sbarramento più 2, recupero, acqua, sbarramento, fuoco e fuoco.
recupero. Allora, vento. Allora, abbiamo stelle. Vabbè, tecnicamente possiamo fare anche fuoco. Altro fuoco più due potremmo fare, incredibile. Supplemento. Supplemento potrebbe essere molto interessante in realtà, eh. O recupero che posso mettere? Vabbè, sì che tanto recupero in realtà non mi serve più di tanto. Perché supplemento sarebbe... no. Madonna, fuoco, sì. Assolutamente sì. Poi qui chi mettiamo? Altre frecce in realtà non le vorrei mettere. Rodere mi serve a pochissimo in realtà. Per cui io qua direi di mettere un altro... sì, direi di mettere un altro cavallo. Carica e doppio recupero, che qui, va bene. Poi runarchi, ovviamente sbarramento per due, recupero non ne abbiamo, supplemento, ah no, perché già ci abbiamo terra, e allora altro sbarramento per due. Poi qui metteremo... allora, cavalli ne abbiamo due, lanci ne abbiamo due, archi ne abbiamo due. E allora sì, praticamente le truppe sono tutte queste. Potrei mettere la catapulta, ma non mi piace in realtà la catapulta. Quindi metterò un'altra runa archi. Con... vento per due. E supplemento, così abbiamo doppia runa. Poi qui abbiamo carica e metteremo altra carica qui e altra carica, anche se in realtà non aspetta, qua possiamo metterlo recupero, mi sa, eh? C'è qualcuno con recupero? C'è arti curative, altri due carica lì, madonna mia. Sì, recupero, eccolo qua. Poi altre due carica. Recupero mi sa che non ne abbiamo più, vero? No. Però abbiamo un'altra carica. Ok, facciamo un'altra carica. Qui metteremo un altro cavallo, mi sa. Carica più 2. Morale potrebbe essere interessante. E mettiamo un altro carica. Anche se lei ha più 5 d'attacco e carica, quindi mettiamo lei. No, dov'è? Lei. Ci siamo. Sì, siamo messi molto bene. Let's go. Campagna di difesa di Lord Lake. Lo scopo di questa operazione è guadagnare abbastanza tempo per permettere l'evacuazione dei cittadini. Fa parte della nostra strategia di difesa in profondità. Logorare il nemico è importante, ma non servirà a niente se subiremo troppe perdite. Non fate nulla di avventato, Vostra Altezza. Lord Lake ospita anche molta gente che è scappata da Sable. Dobbiamo difendere la città a ogni costo finché non saranno tutti al sicuro. Faremo vedere a quei folli di Armes chi è Boz. Avanti uomini, catturate Lord Lake e stasera festeggeremo. Gidan, non essere avido, il nostro obiettivo è la vittoria, non il bottino di guerra. Quindi, di mezzi nemici totali o sopravvivi per 10 minuti e poi invece qui se loro raggiungono Lord Lake. Ragazzi, è abbastanza complesso qui, eh. Allora, loro stanno avanzando con cavalli fanti. E lì ci sono altri cavalli e fanti. Quindi mettiamo i cavalli davanti, anzi mettiamo i cavalli davanti e gli archi dietro, i fanti davanti e gli archi dietro, i fanti qua dietro, gli archi qua dietro, i cavalli
davanti e gli altri cavalli davanti. E noi abbiamo già la nostra strategia d'attacco. Ora loro man mano si avvicinano, noi li aspettiamo, perché abbiamo anche lo sbarramento. Sì, ecco qua, ancora no. Via. Do it! Ovviamente i cavalli sono deboli contro gli archi, quindi ecco, già dimezzato. Altro sbarramento. Don't let them get away! Don't let them get away! Vai, 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 così. Ok, sono rimasti solo a 14 uomini. Do it! Benissimo. I cavalli li distruggiamo e i fanti prenderanno qualche danno. Bene, 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 bene. Anche loro stanno facendo sbarramento. Aia. Va bene, però non è un grosso problema il nostro. Iniziamo a caricare. Allora fanno ancora sbarramento. A me va benissimo, tanto recupero, quindi non c'è problema. Ecco, già i cavalli potrebbe essere un problema. Madonna mia. Qui bisogna fare attenzione, eh. Loro 70. Ok, recuperiamo loro. No turning back now. Ok, andiamo di runa. Shoot, shoot. Dobbiamo. Dobbiamo, diciamo, dimezzare le perdite. Qui necessariamente carico.
Carica. Don't let them get away! Loro sono due, però devo fare carica lo stesso. Ok, qui adesso. Seize them! Shoot! Shoot! Bene. Carica. Ma per Zekai l'hanno. Non ho, devo utilizzare la runalba per curarlo. Che sennò sono fottuto. Ah, ho anche un recupero, mi sa. Allora, prima fai un recupero. Ecco, e qua posso utilizzare la runalba. Li abbiamo praticamente massacrati. Esatto. Ora voi tornate indietro. Attacchiamo. Vi facciamo attenzione. La popolazione civile di Lord Lake è stata evacuata. Vostra Altezza, ritiratevi immediatamente. Ma che? Stanno scappando? Codardi! Beh, sembra che mangeremo un po' prima di quanto pensassi. D'accordo, uomini, entrate a Lord Lake. Chi tardi arriva, male alloggia. Chi arriva per primo, mangia per primo. Aspettate. Colpite con decisione, ma non saccheggiate la città. Ah, questa città è nostra ormai. Gidan, vedi di non rovinare la festa. Qualche truppa l'abbiamo persa, però è andata abbastanza bene. È andata abbastanza bene. Avete fatto tutti un ottimo lavoro. Entrambe le città sono state evacuate. Gli occupanti si staranno accorgendo del loro errore. Non abbiamo lasciato loro un bel niente. Ma così non ci siamo scavati la tomba da soli. Non passerà molto prima che Godwin e Armes decidano di attaccare questo castello. Ha ragione, per me la nostra situazione è disperata. Cosa intendi fare, Lucrezia? Credo che dovremmo prendere tutti i beni e le provviste del castello e andarcene. Andarcene? Lucrezia, stai scherzando, vero? Uno scherzo, eh? Non capisco proprio l'umorismo degli umani. No, non è uno scherzo. Il mio piano vi sembra davvero così folle? Pensateci bene, qual è il nostro obiettivo? Proteggere questo castello? Perdere il castello non vuol dire essere sconfitti. Finché il principe e tutti noi restiamo in vita e abbiamo voglia di combattere, possiamo continuare la guerra. È vero, e la potenza navale nemica si limita alla flotta di Luger. Continueremo ad avere un vantaggio sui fiumi. Abbiamo ancora qualche chance se torniamo a Raftglit. Il nemico è convinto che, prendendo questo castello, avrà vinto, ma gli aspetta una bella sorpresa. Mi piacerebbe da morire vedere le loro facce quando capiranno come li abbiamo gabbati. Che ne dite, Vostra Altezza? Ok, qui ragazzi non bisogna assolutamente difendere il castello. Perché se si difende il castello, Roy morirà.
Sì. Se si difende il castello, Roy morirà. E di conseguenza non avremo le 108 stelle per il finale buono. E allora dobbiamo prepararci a fuggire di notte. Prima o poi torneremo, ma prendiamo comunque tutte le provviste e le scorte che possiamo. Fate soprattutto attenzione a documenti, oggetti in pelle e granaglie. Portate via tutto. Sì, ragazzi, qui non bisogna difendere il castello. Ben fatto, Zahak. Hai dimostrato che la mia fiducia non era mal riposta. Grazie, alto comandante. Ma non dovremmo tenere d'occhio il corpo montano del sud di Armes? Non dobbiamo preoccuparci di loro. Il comandante Sparna farà il suo lavoro se la lasciamo in pace. Con il dovuto rispetto, alto comandante, lei si preoccupa solo di se stessa. È vero, ma ci si può fidare di quelli che come il comandante Sparna. Solo sono i tipi come Shulavalia che mi preoccupano. Il corpo dei Marines occidentali non è ancora entrato in azione. Forse Alenia non è in grado di gestire la situazione. Forse è irrilevante. Credo che possiamo vincere la guerra con le nostre forze e il corpo montano del sud. Dici? Mi auguro che tu abbia ragione. And they've really been driven into a corner. Oh, poor brother. Sounds like he's in a real crisis, doesn't it? Don't act like you had nothing to do with this! It's all your fault! Oh, if I could have been with him, this war would have been over by now. Questo è vero, però, eh? I swear to you, if anything happens to him, you'll pay for it! Huh. You really think the rune is enough to defeat your brother, do you? What do you mean? I don't think it is myself. In fact, I bet it isn't. If I'm wrong, then everything I'm doing right now is meaningless. Vedete, sai, Alice ha un suo piano. Un po' folle, ma ha un suo piano. Ecco qua. Sono arrivati al castello, ma non c'è Nukaz. Eh? Questo posto è completamente vuoto. Mettete sotto sopra il castello, non si sa mai. Potrebbero esserci ancora delle spie. Oh, e se trovate qualcuno, non uccidetelo subito. Anzi, portatelo direttamente da me. Voglio che la loro morte sia lenta e dolorosa. Sì, signore. Cercate del cibo e non rubate niente. Giù le mani. Sì, generale Guisu. Che c'è di così divertente? Oh, niente. Stavo solo pensando a tutti i guai che ho fatto passare ai tuoi soldati di Armes. Grazie a voi abbiamo annientato l'esercito dei ribelli. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore. Non ti sembra di andare un po' troppo di fretta? Gisella ha chiesto il nostro aiuto per distruggere l'esercito dei ribelli, ma in realtà sono scappati. Non abbiamo ancora finito. Apprezziamo la tua gratitudine, ma ancora non possiamo tornarcene a casa. Bene, mi fa piacere sapere che rimarrete in giro un altro po'. Credimi, non me ne andrò fino a che non li avremo massacrati tutti. Dunque, queste sarebbero le rovine Sindar, eh? Bel castello, mi piace. Perché non lo usiamo come nostra nuova base? Per me va bene. Ma la squadra di ricerca di Lord Godwin sta per arrivare. Spero non ti dispiaccia, ma certe formalità devono essere espletate. Possono fare quello che vogliono, tanto noi siamo qua solo per salassarvi un po', giusto? Ovviamente sto scherzando. se la ridono così, tra di loro. E ora che facciamo? L'esercito dei ribelli ormai si sarà rifugiato a Raftfleet. Calma, calma, non c'è bisogno di andare nel panico. Il generale Luger li sta inseguendo. Li abbiamo messi in fuga. Prima o poi daremo loro il colpo di grazia. Ok, abbiamo scongiurato la perdita di Roy. Mi sento davvero come un principe. Venite, miei servi, e baciate i piedi del vostro sovrano. Di solito ti direi di smetterla di fare lo scemo, ma oggi vogliamo che tu appaia davvero spocchioso. Ci penso io, farò proprio come il principe. Inchinatevi di fronte a me, sudditi, o vi faccio decapitare. Non credo che sia esattamente così. Tra l'altro là c'erano due forzieri che non ho preso. Bene.
Perfetto. Il nemico è convinto che siamo scappati a Raftfleet. Ora possiamo muoverci più liberamente, almeno per un po'. Allora, per iniziare dovremmo fare qualcosa per convincere la Cavalleria del Drago. Giusto. Non possiamo vincere la guerra senza la Cavalleria del Drago dalla nostra parte. Dobbiamo scoprire perché il comandante si rifiuta di dare l'ordine di andare in battaglia. Fate buon viaggio, ragazzi. Oh, tu non vieni, Miakis? Speravo che... Credetemi, ragazzi, vorrei davvero venire con voi. Ma il mio istinto mi dice che il problema è a Gordius. Anch'io la penso allo stesso modo. La Tana del Drago e i nostri campi di allenamento si trovano a Gordius. Sono certo che Lord Godwin ha fatto qualcosa là per bloccare la Cavalleria del Drago. Qualcosa di perfido. Le donne non possono entrare a Gordius, quindi Miakis non può venire con noi. Aspetterò qua. Salutatemi quei bei draghetti. Esatto, ragazzi. Qui adesso dobbiamo fare un team di soli uomini. Allora, usciamo. Allora, come potete vedere, adesso siamo nel villaggio dei nani. Quindi abbiamo tutti praticamente che fanno il loro ruolo. Vedete? Qua al villaggio dei nani. Cioè, non è cambiato praticamente niente. Allora, Lucerina, sì. Mi servono tutti i personaggi maschili. Quindi Alzared va bene. E io infatti prima sono andato a Gordius e non mi ricordavo esistesse questa città. Non me lo ricordavo proprio. Allora, non dobbiamo portare personaggi femminili, quindi portiamo ovviamente Levi. E mi servirebbe qualcun altro. Ci sarebbe, sì, Galleon non sarebbe male, però dovrei migliorare le armi. Perché tutti i miei personaggi più forti sono femmine? Oddio, chi possiamo portare? Ci sarebbe anche Richard, che non è male, ma vorrei qualcuno a cui ho già aumentato le armi, così non spendo altri soldi, perché... Se no dovrei spendere altri soldi e sinceramente non mi va questa cosa. Portiamo Zegai. Qui invece mettiamo Babbage ed Egbert. Sperando che non me li facciano togliere subito, però. Va bene, siamo pronti. Allora, formazione, riposizione, Roger Hall sono C però, quindi non possono stare qua dietro. Quindi mi sa che devo cambiare formazione. Devo mettere questa. Riposizione, loro due avanti, M e Zegai può andare qui al posto di Levi e loro due dietro, perfetto. Tanto Zegai è centrale, ma Zegai le armi gliele ho fatte? Ho paura che Zegai... Ah, livello arma 9, oddio, livello 9? Rale Rug, devo aumentarle pure le armi. E ho pochissimi soldi. Mannaggia, all'aumento delle armi. Le porterò entrambe al 5, penso. Penso le porterò entrambe al 5. Non di più. Perché non mi basteranno i soldi. Purtroppo. Cioè, potrei vendere in realtà qualche cosuccia per fare un po' di soldi, però... Allora, 6.000. Qui facciamo... Eh sì, devo vendere qualcosina, posso provare. Posso provare a vendere qualcosa.
Anzi, prima di vendere. Siamo completamente senza. Ora praticamente non posso vendere più niente perché ho equipaggiato tutto. Questa 90.000 in realtà non la venderei proprio. Sì, queste le possiamo vendere. Queste le... Madonna, pezzo ciclone, ce ne ho 4 lì, eh. Possiamo fare la runa ciclone. Attenzione, tanta roba questa, eh. Ok, qui andiamo i pezzi. Tanta roba qui, eh. Abbiamo anche 4 pezzi tuono. La runa fluente. Madonna mia, quanti pezzi ho preso. Queste sono ottime rune. Sono davvero ottime rune. Ok, abbiamo finito. No, però aspetta, qualche runa carichiamola a questo punto. Sfera del tuono, che sarebbe la magia avanzata di Lampo. Allora, lui ha spada fluente, lui spada feroce. Tuono qua già ce l'abbiamo. Potrei darla a Zegai in realtà. Però Zegai potrei dare anche ciclone in realtà, eh. Allora, acqua corrente io la darei a Rahal. Grande terra la darei a Rug. Mentre quella del coso del ciclone la diamo a Zegai. Ok, così abbiamo qualche runa migliore. Poi miglioriamo le armi. Ok, andiamo un po' più avanti. Almeno facciamo qualche danno in più. Anche se tanto io poi farmerò alla fine del gioco. Voi potete stare certi che io praticamente farmerò tutte le armi del party finale a livello 15. Metterò tutte le rune ovviamente al posto giusto. Abbiamo 15.000, quindi possiamo fare un altro livello qui e un altro livello là. A posto, siamo nuovamente poveri. Siamo rotti nel culetto. Ok, quindi andiamo alla foresta. Questa volta mi ci porta direttamente, quindi va bene così. Dovremmo arrivare direttamente, se non sbaglio. O forse no. Ah, oddio. Pensavo arrivassi già direttamente lì, invece no, il cambio vagoni me l'ha fatto fare lo stesso. Allora, Gordius si trova praticamente nella parte a sud, dopo il porto di... dopo il porto praticamente. Quindi dobbiamo andare nuovamente al porto di qua. E poi da qui scendere e poi andare a destra. Quindi ci vediamo a destinazione, dai. Eccoci qua, Gordius. Questo è Gordius, principe. C'è qualcosa che non mi convince, è tutto troppo tranquillo. È vero, di solito ci sono le urla di chi si allena, i ruggiti dei draghi. Direi che di solito questo posto è fin troppo rumoroso. C'è qualcosa che non va. Dobbiamo scoprire cos'è. Scopriamo cos'è. Sono proprio silenzio di tomba proprio. Ecco, giù alla tana è successo qualcosa.
Ingresso Tana. Andiamo. Yoron, we have to check it out for ourselves. Nick, we can't. It's too dangerous. Can't we just forget about it? See? Even Axe agrees with me. But we won't know unless we try, right? Nick, Yoron. Huh? Sir Rug, Sir Hal? Che state facendo voi due? E che ci fa Axe con voi? Tu che ne dici? Guarda. Dunque Godwin sono arrivati anche a Gordius. Vorrei scambiare quattro chiacchiere con te. Certo. Vostra Altezza, ci vedranno se restiamo qua fuori. Andiamo in una di quelle tende. Come hai detto, Vostra Altezza? Ne parliamo dopo, ora andiamo. Oh no, ora entrano tutti in squadra. Porca troia. Eh già, Babbage, addio. Ovviamente in quale tenda andiamo? Questa. No. Allora questa? No. Ma che cazzo? Scusami, due tende ci sono aperte qua in tutto il gioco. Ah, forse questa. Sì, effettivamente sì, ci sta. Vostra Altezza, questo è Nick. È uno degli allievi più vivaci della Cavaliera del Drago. E questo è Yoran. Per ora lavora nelle stalle, ma un giorno sarà un vero allenatore di draghi. E quello è Axe. Un giorno sarà il fido destriero di Nick. E tra l'altro sono tutti in pandan con il colore del drago. Questo è Sua Altezza Reale il Principe Gio, leader dell'esercito di Avalanche. Lo sapevo. Wow, Sua Altezza Reale il Principe in persona. Nick, futuro soldato della Cavaliera del Drago, al vostro servizio, Principe. Piacere di conoscervi, Principe. Devo inchinarmi o qualcosa del genere? So farlo se volete. No. Torniamo alle nostre faccende. Mi sapete dire perché Gordius è piena di soldati di Godwin? Non ne ho idea. Hanno iniziato a farsi vedere qua e a farla da padroni. Poi ci hanno intimato di stare alla larga dalla Tana del Drago. Dicevano che era un ordine del comandante Laden. Però chiunque abbia un po' di cervello sa che Godwin mentono. Perciò io e Yoran siamo andati a controllare. E allora era questo che stavate facendo quando vi abbiamo trovato. Sai, mi piace il tuo stile, Nick. Diventerai un cavaliere davvero in gamba. Anche questo era il nostro piano. Gli stai facendo i complimenti per non aver eseguito gli ordini? Beh, sì, soprattutto se erano ordini di Godwin. Giusto. Siete stati molto saggi per la vostra età. Vostra Altezza, credo che ci sia un motivo perché Lord Godwin non vuole nessuno vicino alla Tana del Drago. Dobbiamo scoprire cosa c'è dietro, proprio come avevano deciso di fare questi due ragazzi. Però passeremo dei grossi guai se gli uomini di Godwin vi vedono. Non preoccuparti, ho un piano. I'm just not feeling this assignment right now. Hey soldier, this is an official patrol. Look alive! But I'm so damn sick of this place. Nothing but kids and lizards. And no women allowed? What's up with that? How's a guy supposed to survive without the ladies? Huh? Huh? Tell me. Well, I know what you're talking about. Huh? What? Hey. Oh? It's a woman. I can't believe it. Women aren't allowed around here. Who cares? What a babe. What a babe. Yeah. Look at wow. You. Hello. Ooh. Oh, God.
Well, that takes care of that. That was too easy. Wow. Is that really Rahal? Are you enjoying this? Ew. A true soldier must make full use of all his skills. Since I've been endowed with great beauty, why not use it? Please, just get out of that getup as soon as you can. It's disturbingly attractive. Eh sì, è praticamente identico a sua sorella. Ok. Solo che sua sorella è un po' più mascolina, forse. Sarebbe il termine più adatto. Allora, voglio proseguire soltanto quest'ultima parte. Così almeno chiudiamo anche il capitolo Draghi. E poi la prossima volta andremo avanti con la storia. Questa è la Tana del Drago. A proposito, quanto pensate di starci ancora appiccicati? Eh? Oh, sì, hai ragione, dobbiamo andare. Oh, ma dai, Yoran. Principe, possiamo venire anche noi? Beh, ormai... Grazie, principe. Non so se è una buona idea. So che è pericoloso, ma devo sapere cosa succede là dentro. E poi uno dei compiti della Cavaliera del Drago è proteggere la Tana del Drago. Lo sapevo che lo avresti detto. È un allievo della Cavalleria del Drago, non è un ragazzo qualunque. E anche Axe non è un cucciolo. Perché non li portiamo con noi? Potrebbero esserci molto utili là dentro. Abbiamo dovuto lasciare Lance e Flail al castello. Tu e Axe dovete darvi da fare, ok? Certo. Yoran, ci vediamo in città, ok? Nemmeno per sogno, vengo anch'io. Eh? Non è da te essere così coraggioso. Axe, tu che dici? Grunk. Visto? Axe vuole che venga anch'io. Non è giusto, Yoran. Io sono preoccupato quanto Tenic. E poi il mio lavoro prevede che mi prenda cura delle uova e dei cuccioli. Yoran. D'accordo, puoi venire anche tu. Qualcosa mi dice che alla base del problema ci sono le uova e i puledri di drago. Non sarebbe una cattiva idea portare con noi qualcuno che sa come accudirli. Al vostro servizio. Ok, andiamo a vedere che succede. Ecco qua. Ovviamente esplorate tutta la caverna per prendere gli oggetti, eccetera, eccetera. È come temevo. Basta prendere il controllo delle uova e dei puledri per paralizzare la cavalleria del drago. Gliela farò pagare. Questo posto doveva essere sorvegliato strettamente. Come diavolo hanno fatto a entrare qui? Quelli sono chi penso siano vostra altezza? Yes, lo sapevo. La porta dell'occulto. Solo loro potevano fare una cosa del genere. La porta dell'occulto? Se quel che si dice è vero, non hanno avuto problemi a superare le guardie. E allora qual è il nostro piano? Nick, fai cantare Axe. No? Che c'è che non va? Oh no, è solo che Nick è stato bocciato agli esami di flauto. Stai zitto, spione. Lo sapevo. Succedeva anche quando io ero un allievo. Anche se io non sono mai stato bocciato. Dannazione, Axe non canterà il suono del nostro flauto. Non preoccupatevi, io so suonare il suo flauto. Nick, fammi usare il flauto. D'accordo, d'accordo. I draghi percepiscono dei suoni che noi non sentiamo e possono anche emettere dei suoni che noi non sentiamo. Con i nostri flauti possiamo dare comandi segreti ai draghi proprio sotto il naso del nemico. Di solito i draghi rispondono solo ai loro partner umani, ma se Yoran riesce a far cantare Axe... Che sta succedendo? Non lo so, hanno iniziato a... State zitti! Calma! Ora! Ma che... Tipo che li abbiamo presi di sorpresa. Ma sono quattro! C'è! Una magia drago d'acqua, livello 1. Ah,
la posso unire. ...1600 a tutti i nemici. Ah, è perché Zekai non riesce... Ah, è la combinazione delle rune, sì. Ah, perché si può unire con il vento, certo. Certo. Aia. Mi sa che l'hanno shottato. Anzi no, fortunatamente no. Esatto, l'unione della magia. Minchia, resistenza. Effettivamente avrei potuto fare terremoto. Madonna mia. Li hanno disintegrati. Vabbè, ma perché giustamente non hanno difese, non hanno niente. A differenza degli altri PG che sono buildati meglio. Loro sono nuovi, giustamente. Non pensavo lo mancasse. Bravo Zekai. Ah, bravo Zekai. Ovviamente poi dovrò buildare tutti i personaggi alla fine del gioco, ovviamente. È stato lo scontro piuttosto degli ultimi tempi. Ehi, è stato davvero difficile. Ok Nick, riprenditi il flauto. Grazie. Non preoccupatevi ragazzi, vi faremo uscire tutto. Non credo proprio. Oh. Eccolo là. Ma che... Dannazione, un altro di loro. Siete troppo impulsivi, non avete paura di cosa potrebbe succedere a quelle uova? No, non farlo. Non ha nessuna possibilità contro di noi, Nick. Stai calmo. Se tocchi anche solo una di quelle uova, ti riduco in poltiglia. No. Sono io a condurre il gioco. Fate solo una mossa falsa e spaccherò tutte le uova che posso. Dannazione. Siamo in una situazione di stallo, eh? Beh, che vogliamo fare? Restiamo a guardarci in faccia finché uno non molla per la stanchezza? No, non credo di dover aspettare molto. Presto arriveranno i rinforzi. Cosa? Rinforzi? Dici che arriverà qualcuno ad aiutarti? Ma certo, dopotutto abbiamo a che fare con la cavalleria del drago. Siamo preparati a tutto. Sapevi che eravamo qui? Per questo hai chiamato rinforzi? La vostra morte sarà un bel colpo per l'esercito dei ribelli e la cavalleria del drago. Oh no. Ora... o mai più. Sirrahal. Lo avete sentito, Sirrahal ha detto che spaccherà tutte le uova se ci muoviamo. Lo sappiamo. Ma se non agiamo subito le cose potranno anche peggiorare. Anche voi, Sirrug. Principe, per favore, dite qualcosa. Principe, Altezza, apprezziamo la vostra preoccupazione per i draghi,
ma se non facciamo qualcosa subito, la Cavaliere del Drago non potrà mai venire a combattere. Se ciò dovesse accadere, perderemo anche Vostra Altezza. Non posso permetterlo. Avete deciso? Forse vi conviene uccidervi prima che sia troppo tardi. Ovviamente bisogna vedere quante uova riuscirò a spaccare. Maledetto. Vorreste bene decidervi in fretta, non resta molto tempo. È qui che ti sbagli. Chi è? Il messaggero che era andato a chiamare i rinforzi ha avuto un piccolo incidente. Ha incontrato me lungo la strada. George? Il cavaliere della regina? Sir George Prime? Cosa? Ho catturato il tuo messaggero e l'ho consegnato alla Cavaliere del Drago. Ho detto loro cosa stava succedendo. Erano molto sorpresi, ma hanno riferito subito la situazione al castello di Sauronix. Adesso la Cavaliere del Drago sta dando la caccia ai tuoi rinforzi. Capisco. E allora, lo hai sentito? Arrenditi, i tuoi rinforzi non arriveranno mai. Ehi, che stai facendo? Non farlo! Fermo! Le mie orecchie! Ah, quel suono! Prendi questo! Tipo l'antifurto è scattato. Maledetto, non riuscirai a scappare. Wow, bel lavoro, Nick. George, io lo inseguo. Parleremo al mio ritorno. Ok. Phew, ancora mi fischiano le orecchie. Cos'era quel frastuono? Il flauto di Nick. Lui suona così male che Axe e gli altri hanno iniziato a urlare come dei matti. Esatto. Beh, quindi serve a qualcosa essere bocciati. Non posso farci niente, è l'unico suono che riesco a fare. Io che pensavo che fosse un piano ben preparato. Scusatemi, sì, George Prime. Non c'è niente di cui scusarsi, le uova di drago sono salve grazie a te, devi andarne fiero. Giusto, Joe? C'è qualcosa che non va? Qui ovviamente... Ehi, non fate quella faccia. Beh, abbiamo molto di cui parlare, ma dovremo aspettare. Dobbiamo liberare quei draghi, subito. Già, diamoci una mossa. State bene, ragazzi? Bene, li abbiamo liberati tutti. Ben fatto, grazie ragazzi. No, siamo noi a ringraziarvi, sì, George Prime. Perché? Se non foste arrivato voi, le uova e i puledri sarebbero stati... No, è stata solo fortuna essermi imbattuto in quel messaggero. D'accordo, andiamocene da qui. Non è né il luogo né il momento per farsi quattro chiacchiere. Loro hanno lasciato la squadra, però George entra in squadra. E quindi possiamo tornare indietro. Vostra Altezza, sì, George Prime, ci dispiace, ma è scappato. Dannazione. Sembra che anche i rinforzi si siano ritirati. La Cavaliere del Drago li sta inseguendo, ma non so se riusciranno a prenderli. Beh, almeno li abbiamo scacciati da qui. Era questa la cosa più importante. Credo. Sì, George Prime, si diceva che avevate lasciato il castello di Alba. Cosa vi porta qua? Ora non posso spiegarvi tutti i dettagli, ci vorrebbe troppo tempo. Diciamo solo che, dopo essermene andato dal castello, ho accettato dei compiti meno visibili. Ho radunato dei mercenari per tenere a bada il nemico e mi sono occupato dell'evacuazione dei civili. Poi ho sentito che stavate qui e allora sono venuto a darvi una mano. Grazie. Siete arrivato proprio al momento giusto. Vi ringraziamo molto, Sir George Prime. Finalmente la Cavaliere del Drago può compiere il suo dovere. Vostra Altezza, Sir George Prime, tornate alla vostra base e preparatevi al contrattacco. Noi andiamo al castello di Sauronix e quando ci rivedremo saremo in sella accanto al nostro comandante. Non vedo l'ora di cavalcare di nuovo Lance. Ehi, non partite senza di noi, principe. Ok, qui hanno lasciato tutti la squadra.
E ora possiamo tornare indietro. Quindi, torniamo al villaggio dei nani adesso. E poi, successivamente, qui ci saranno dei piccoli avvenimenti che dovremo, diciamo, dovremo fare per riprenderci il castello. Eh sì, ragazzi, perché lo abbiamo abbandonato per ora, ma non l'abbiamo abbandonato per sempre. È stata una strategia soltanto di evasione la nostra, e non di resa. Quindi torniamo al villaggio dei nani e ci salutiamo. Ok, siamo al villaggio dei nani. Dobbiamo andare, sì, a parlare con gli altri. Ah, bentornato Vostra Altezza. E George, grazie per l'ottimo lavoro svolto. Non c'è problema. È vero? George è tornato per davvero? Oh, George, sei qui. Ti prego, George, ti prego di perdonarmi. Mia Kiss, non è nulla di cui scusarti. Ma io avrei potuto evitare qualsiasi incomprensione se ti avessi parlato. Joe, basta con le scuse e le fughe. Dovete conoscere tutta la verità. Sono io che ho ucciso vostra madre. Di sicuro mi odiate? Ecco, questa è la risposta importante. Non l'avete mai fatto? Ecco qua. Finalmente si è unito a noi. Ufficialmente. Dunque, la Cavaliere del Drago è pronta a combattere al nostro fianco, giusto? Sì, abbiamo scacciato tutti gli intrusi da Gordius. Ora non c'è nulla che possa impedire alla Cavalleria del Drago di combattere. Dovrebbero venire qui tra breve. Finalmente possiamo contrattaccare. Già, ma prima dobbiamo riconquistare il nostro castello. L'operazione inizierà dopo il ritorno dei nostri alleati da Raftfleet e l'arrivo della Cavalleria del Drago. Ora dovreste riposarvi, Vostra Altezza. C'è qualcosa che desidero che facciate prima che l'operazione abbia inizio. Ok, io direi che qui adesso possiamo staccare. Quindi, ragazzi, per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!